Francia. Fatemi salutare con grande piacere e con grande onore soprattutto il maestro, perché per me è un grande artista prima di tutto e poi è una persona molto divertente, intelligente, fine, colta. Gaetano Amato, buonasera a te. Buonasera, mo dicendo che sei intelligente, fine, eccetera, non mi fai parlare, ho paura che ti chiedi. Ah no, assolutamente, assolutamente no, no, assolutamente. Vede, quello che non parla, figuri di andare. Sei un grande. No, guarda, io già lo fai quello che pensi. Mi hai detto, muovi, dico prima così, no. E hanno risolto. No, sapete perché Gaetano Amato è straordinario? Perché lui, a differenza di tanti, quello che pensa non lo filtra mai. Dice tutto quello che è il suo pensiero, non si fa problemi di essere antipatico. Quindi, un po' come l'altro ospite. Comunque. Un po' come l'altro ospite che è Livio Varriale, che io saluto e ringrazio per essere con noi. Ciao Livio, buonasera a te. Buonasera a tutti. Ciao Livio. Buonasera soprattutto, io sono l'alunno. Non sono no, vabbè, noi siamo innanzitutto tutti grandi fan del maestro. No. Gaetano, io vorrei che tu facessi un po' da contraltare a quello che abbiamo detto prima, no? Perché in ma tu lo sai, lui è quello che sto dicendo da sempre. Sì, allora, però no, aspetta, ti voglio prima dire una cosa. Abbiamo iniziato la trasmissione con Alessandro Renica e con Fabiano Santacroce, quindi due professionisti dello sport, due calciatori, due difensori. Alessandro lo conosco solo perché ero tifoso, Fabiano lo conosco perché benissimo. E allora hanno detto che la colpa, sì, per certi aspetti è dei calciatori, assolutamente, per un atteggiamento che potrebbe essere migliore dal punto di vista mentale, però hanno evidenziato anche le criticità tecnico-tattiche create dalla gestione di Carlo Ancelotti. Qual è il tuo punto di vista, visto che ormai abbiamo capito tutti che torniamo per te... un attimo indietro. Vai. Torniamo un attimo indietro, parliamo di quest'estate. Tu trovi una sola persona a livello nazionale, sì, che abbia detto che questa non era una squadra di altissimo livello. Partiamo solo da questo. Ma ti posso fare i nomi di commentatori nazionali, Sconcerti, tutti. Andiamo al dopo Liverpool, andiamo con Lecce. Sì. Io oggi mi sono andato a guardare due editoriali, mm-hmm, di gente che adesso, ma questa squadra è squilibrata, andate a vedere gli editoriali, tanto stanno su YouTube, che facevano a Lecce. Adesso ho avuto la conferma che si tratta di una grande squadra, addirittura calciatori spostati, utilizzati in più ruoli, capacissimi di fare tutto, ma non sono buoni più. Il calcio liquido di Ancelotti. Rabbia. La mia rabbia, sai qual è? A Napoli è successo quello che è successo. Non perché non ci sia un manico. Ancelotti, secondo me, è fin troppo un signore. Sì. Ancelotti è sempre stato abituato ad avere a che fare con i campioni. I campioni, come ti dicevo l'altro giorno nella chiacchierata che ci siamo fatti, quando non si sentono allenati, sono capaci di allenarsi da soli. Cristiano Ronaldo arriva un'ora prima al campo e ce ne va due ore dopo. Io ti ho raccontato quello che succedeva con la nazionale di canottaggio. A quel tempo che non c'era il dottore Lamure, i ragazzi non si sentivano allenati. Te lo dico io perché ero un praticante del circolo nautico, stavo insieme agli olimpionici. Con gli Abbagnale? Gli Abbagnale erano prima. Con Livio Lavadulo, con Salvatore Amidrano, Lella Marante, medaglie di bronzo, sì, ad Atene, eccetera. Loro che non si sentivano allenati uscivano di notte a fare l'allenamento. Qua non stiamo parlando di ragazzini che stanno all'elementare, stiamo parlando di professionisti che guadagnano fior di milioni l'anno. Uno che guadagna fior di milioni e dopo 4 milioni gli ci voglio l'aumento e ne voglio 6, non deve aspettare che arriva il maestrino con la bacchetta in mano per dirgli quello che deve fare. Mette testa sotto e sul campo butta l'anima. Allora io me la sono presa anche con Allan, io me la sono preso con Allan. E siamo d'accordo. È stato l'unico che ha buttato l'anima in campo alla ripresa. È stato l'unico. A Liverpool si è fatta scia e budella a fuori. A Napoli è mancato quello spirito di squadra che viene dato dalla persona carismatica. Purtroppo Lorenzo Insigne non lo tiene manco in casa sua. Sei stato molto critico di recente sull'atteggiamento di Lorenzo Insigne. Non si fa che un napoletano, capitano della squadra, non va a Liverpool e sta a passeggiare. A spese sue doveva andare a Liverpool, doveva scendere negli spogliatoi. E dopo la partita col Bologna non si sarebbe sentito dire dagli altri tatta zitto, tu manco sei venuto. È vero, siamo d'accordo. Domanda a Bruscolotti se non sarebbe andato direttamente
al Liverpool. Autonomamente. Gaetano, da soli, tu sei il capitano. Ti interrompo un attimo per ascoltare un attimo il parere di Livio Varrale, poi torno. Volevo finire questa cosa. Sì. No, dici. Allora, tu hai parlato di Alessandro Reni, io sono stato un fan di quel Napoli, del Napoli di Renica, eccetera. Certo. Ma tu ti ricordi che hanno combinato a Bianchi? Come no? Lodrone. Ti ricordi come camminavano in campo? Io ho letto una dichiarazione di Renica che diceva abbiamo sbagliato. Sì, assolutamente Alessandro sì. Alessandro diceva abbiamo sbagliato. Camminavano in campo ed era la stessa squadra che aveva vinto lo scudetto. Stanno camminando in campo, ma tu e non andassero a cercare giustificazioni con pari partenti e Mario Rui, perché la stessa cosa era successo 3 settimane fa col Genova, o ve lo siete scordati? No, il pallone centrocampo e camminavano a tutti. No, io semplicemente dico 4 milioni di euro l'anno. No, però io dico, Gaetano, dico semplicemente che è vero che ci sono dei momenti in cui mentalmente la squadra sembra spaesata, ma è anche vero che non c'è un'organizzazione tale, così come l'abbiamo avuto per diversi anni con Maurizio Sarri, dove i calciatori sembrano spaesati e non sanno quello che devono fare. Ma non è vero, perché contro l'Ecco sapeva che era una fa. E l'hanno fatto. Ma le prestazioni, tranne il Liverpool, non sono mai state eccezionali. Il Napoli ha sempre subito questi contropiedi. Con Liverpool hanno fatto un partitore, con Lecce hanno fatto un partitore. Ma poi parliamo anche di un'altra cosa. Ma tu hai visto gli errori arbitrali? No, assolutamente. Quel povero Cristo, il VAR di Mertens a Firenze, no? Mertens a Crotone, mi scivo con Mertens a Firenze. È vero. È stato sospeso. Ma cazzo, avessero sospeso uno di quelli che ha causato danni al Napoli. Il Napoli ha perduto 11 punti, tu hai capito dove starete? Assolutamente d'accordo su questo, l'abbiamo detto e sottolineato. Non ci sarebbe stato tutto stata rante. Livio Varrale! Non parliamo della cassetta dello sport, è proprio la cassetta dello sport, è una vergogna unica. Io non lo so chi è, manco voglio sapere chi è che scrive. Il direttore è Monti, se Andrea Monti. No, chi è che segue il Napoli, non lo sa. Ah. Non lo dice proprio, no. Ho mangiato poco. Livio, è vergognoso. Livio, sì. Tu cosa ne pensi di tutto quello che abbiamo detto fino ad ora? Da quale angolo ti poni? Come si dice, dal punto di vista pugilistico, no? No, io onestamente devo dire che proprio perché Napoli è una piazza difficile, frequentata da tifosi che sono dei pecoroni, mi sono tenuto ben dalla larga, diciamo, nell'esprimere i giudizi, dando sempre quel margine di valutazione nel medio-lungo tempo. Io ho aspettato sempre le 6 giornate di campionato, sì. Ho dato sempre un po' di beneficio del dubbio su Ancelotti, pur manifestando quelle che erano le mie perplessità, squadra senza gioco, ci sono state delle rotture nell'ambiente in questi anni, vedi ad esempio il caso De Nicola, vedi anche Insigne che non ha trovato pace dal punto di vista tattico. C'è stata un po' di delusione sul mercato per il mancato arrivo di James Rodriguez, che doveva essere quello unto prima di tutto all'allenatore e poi dal presidente, e ho continuato, diciamo, a ragionare secondo questi schemi. È chiaro che si è provato a dissipare, ma soprattutto ad affondare quelle che erano eventuali dubbi sulla diciamo tenuta psicologica del Napoli, dal punto di vista anche dell'ambiente, ma a questo ci sono abituato, proprio perché, come dicevi all'inizio, c'è bisogno sempre di avere un pensiero unico in tutto, dalla politica anche al calcio. È vero su questo, sono d'accordo. Diciamo, i nostri colleghi non sempre ci aiutano in questo, oggi aveva ragione il maestro, si stanno svegliando, ma perché ho notato che purtroppo dire le cose prima si mette in una condizione di essere antipatico, ma soprattutto di non essere al passo coi tempi. Quando si anticipa non si è al passo coi tempi. Ed infatti oggi, per esempio, è uscita fuori nelle tendenze di Twitter, ho fatto un tweet proprio su questo, circa la tendenza di Gattuso. Gattuso è una notizia che ho dato per primo io a Napoli, diciamo, il 4 novembre, e mi ho detto, mi fa sorridere che oggi entra in tendenza, perché è chiaro, le abitudini, sai, sono anche un po' studioso di come funzionano, certo, i social network e le influenze in generale,
e ho notato che poi giustamente c'è la notizia nel piatto, diventa una tendenza perché poi iniziano a citare tutti tra di loro e questo poi rende il giornalismo molto autoreferenziale e poi poco incisivo dal punto di vista nel dare dell'utilità, notizie, dell'utilità, no? Del stare al servizio dei cittadini e dei tifosi. Le notizie al momento in cui le notizie escono e devono essere date, ovviamente. E ne parlavamo prima, scusami Livio, anche a proposito del contratto di Carlo Ancelotti. Perché dico questo? Perché abbiamo spiegato, no? L'abbiamo detto con Donato Martucci che è qui accanto a me del Corriere della Sera, che spesso e volentieri, non tutti chiaramente, perché poi non bisogna gettare la croce addosso a tutta la categoria, perché noi di questa categoria facciamo parte, tra le altre cose, che alcuni giornalisti preferiscono dare alcune notizie piuttosto che altre pur quando le hanno. Ma a proposito di questo, prima abbiamo avuto Maurizio Zaccone del Fatto Quotidiano, il quale ha svelato con questa inchiesta, no? Del contratto di Carlo Ancelotti, e torno da Gaetano Amato. Perché? Perché Gaetano Amato è uno di... Ma te lo faccio vedere il contratto. Aspetta. È identico, esatto, questo è quello che ti... Aspetta, poi. Visto che da tu sempre. Visto che tu conosci molto bene Aurelio De Laurentiis dal punto di vista professionale, ci puoi spiegare che nel cinema accadono le stesse non cose? Non è solo De Laurentiis, tutti i contratti cinematografici. Quando io vado a fare una prestazione cinematografica e mi affittano degli abiti, mi chiedono di tenerne conto perché ne sono responsabili. Capovolti si straccia e io non lo pago, non succede nulla. Ma a contratto c'è scritto. Non solo, a contratto c'è scritto che se io sto sotto contratto con te per 3 mesi, certo, non posso uscire manco a piedi per fare una passeggiata, perché se mi faccio male ti ho messo in difficoltà. È vero, e quindi è vero. Loro si riservano il diritto di farmi causa. A contratto c'è scritto che io non posso rilasciare gli... Ma tu lo sai che Natale Colbossi e Peppino Di Capri non abbiamo potuto dire prima che facevamo lo stesso ruolo. Peppino durante un concerto ci ha fatto una battuta. Mentre stava facendo un concerto, io stavo in sala, Peppino ha fatto la prego su un nuovo telefonino. Ha alzato il telefono, di pronto. No, no, Aurelio, non sono stati a Itegaeta. Questo era il mese di agosto. Non potevamo dirlo. Addirittura, io ti faccio nome e cognome, Biagio. Biagio, collega, uno dei primi film che faceva di cinema Nettoni, sì. Biagio riceve da Maurizio Costanzo la chiamata per fare Buona Domenica. Biagio teneva a contratto che non poteva apparire in televisione. Maurizio Costanzo ha chiesto la cortesia De Laurentiis che l'ha liberata e Biagio ha potuto fare Buona Domenica con Costanzo. È normale. Quindi tu dici che non c'è tutto questo, non ci deve essere fare... tutto questo clamore, no? Sulla... Ma è una stronzata, sono contratti in essere da sempre questi. Anche quello del fatto dei canali. I canali, ma voi pensate, questo è proprio criminal, diabolico proprio, presidente. Cioè praticamente lui si piglia le password dei social di Ancelotti. Poi dice alla squadra dovete andare in ritiro. Poi fa scrivere Ancelotti o scrivisse stesso, no, scrivi io non sono d'accordo, i giocatori sono d'accordo con Ancelotti e chi ne fa mu? Ma guarda, è geniale. Comunque io questa sceneggiatura la farei scrivere proprio a Gaetano Amato, perché ho avuto il piacere... Ma, no, aspetta, scusami, ma tu lo sai che Ancelotti si è rifiutato di pubblicare sui suoi social una cosa pubblicitaria dei Napoli? Ma questa è una battuta che stai facendo tu, è una notizia? No, è vero. È una notizia. È una notizia. Lui si è rifiutato di mettere un hashtag sul suo profilo e Napoli non gli ha detto nulla. Quindi c'è libertà, c'è libertà e non vessatorietà. Assoluta, ma state scherzando, ragazzi, ma te lo mando il contratto. Proprio va bene, lo aspetto, così lo facciamo vedere anche ai nostri lettori di Area Napoli. Gaetano, prima di... A livello di cifre, perché i volumi che le no, 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 assolutamente, assolutamente. Senti, una flash ad entrambi, poi ci risentiremo nelle prossime settimane. Prima Livio Varriale, poi a chiusura Gaetano Amato. È il nome giusto, Gattuso, Livio Varriale? Nel caso dovesse Ancelotti decidere, infatti, di dimettersi? Ma diciamo che il modello di allenatore gestore ha fallito, nel senso motivatore, esperto, il manager non ci serve. Forse in questo, con il senno di poi, Benitez ha speso meglio i soldi che ha avuto modo. È vero. E invece per quanto riguarda Gattuso potrebbe essere un profilo alla Sarri. Sarri però mi sembrava un attimino più scientificamente preparato. Gattuso non so, però sicuramente riuscirebbe a dare una grinta a questo spogliatoio, ma attenzione,
potrebbe anche spasciarlo di più. Ma io ho fatto una battuta dicendo che mercoledì probabilmente avremo un nuovo centrocampo. Gattuso, Ancelotti, Allan. Sarebbe interessante. Grazie Livio Varriale per essere stato con noi. Ciao Livio. Ciao, grazie. Restiamo con Gaetano Amato. Un flash su Gattuso. Il Gaetano Amato pensiero. Non sono d'accordo. Non posso essere d'accordo. Che io non ritengo che sia l'allenatore colpevole. E noi abbiamo parlato anche di quando ha chiamato mercenari Mertens e Caglioli. Marchettari. Tu lo fai perché ne abbiamo parlato. Io che cosa ti ho sempre detto, cosa pensavo di Caglioli? Sì. Io pensavo che era l'unico insostituibile a Napoli. Sì. L'unico in assoluto. Adesso dico che devono andare via tutti e due. Perché io non ti pago per il rinnovo. Io ti pago per dare in campo quello che devi dare adesso, poi quando arriva a Mourinho se ne parla, ognuno fa gli affari suoi, questo è il professionismo. Peperena fino all'ultimo ha buttato il sangue, ma parando bene, parando male, mi fa per il facevo pure prima. Quindi io dico che non è colpa di Ancelotti, non vi scordate che a Gattuso l'hanno mandato via da Milano. No, ma sono assolutamente d'accordo con te su questo, che quindi, i calciatori fino a quando sono sotto contratto non devono farsi mai condizionare da quella che è la scadenza di un contratto. E ti dirò, una delle colpe maggiori è proprio di Galeone, e ti dico pure il perché. Noi abbiamo detto che solo Allan è un incontrista, sta davanti alla difesa, l'unico che recupera pallone e fa. Lo ha detto anche Ancelotti oggi in conferenza stampa? L'ha detto anche Ancelotti, ma io sono d'accordo con lui. Però non è solo Allan. E adesso ti faccio ricordare una cosa. Tu te lo ricordi Caglione nel precampionato quando ha giocato davanti alla difesa e Ancelotti disse è incredibile, lo puoi mettere anche con il Barcellona, ricordo benissimo, contro il Barcellona. Perfetto. Ecco, perché non l'ha potuto utilizzare secondo te? Si è rifiutato? Ragazzi, non ci stanno con la testa. Caglione sta pensando di 10 milioni là. Mertens, che poi tra l'altro, ma vogliamo dire che è stato sbagliato l'offerta che gli ha fatto? Ma scusi, ma parliamoci, ma io ti rinnovo per anni, tu tieni 3 anni in più, io ti do gli stessi soldi per altri 3 anni, tu vai 2 anni, 10 milioni. Aspettiamo, Gaetano, nel salutarti ti dico però, aspettiamo prima che i calciatori ritrovino la parola, vero Donato? È la parola. No, perché adesso non possono parlare. No, perché si sta diffondendo la voce che è la stessa cifra spalmata su 2 anni. È vero, però è vero. Quando è successo della proposta, i calciatori la parola ce l'avevano. È vero. Non tenevano il silenzio stampa, nessuno di loro a parlare. Grazie e Gaetano, ti devo salutare perché sei stato... Porta Ancelotti. Salutiamo Gaetano Grazie. Amato, che tra l'altro è anche un fine sceneggiatore. Mi ha fatto leggere una cosa bellissima che poi spero di poter raccontare prima o poi, perché è veramente una perla. Grazie Gaetano Amato. Non lo so se si potrà fare. Vedremo, magari lo diciamo da questi microfoni. Mi sono incompreso. Grazie Gaetano Amato. Buonasera.